perché hai deciso di partecipare? Per divertimento, mettermi in gioco così, tanto li conosco i ragazzi della caverna, mi fido di loro, poi al limite se non mi piace il cazzotto chi mi ha fatto il tatuaggio e fine. Fiducia cieca, insomma, qualunque cosa tatuerà. Sì, sì, sì. Bentornati a Professione Tatuatore, il nostro viaggio all'interno del mondo dei tatu. Questa sera nuovamente all'esterno dello studio di tatuaggi per parlarvi di un'esperienza indubbiamente insolita e unica, il Glory Hall Tattoo Experience. Belle Arti 1938, nel cuore di Arezzo, in via San Francesco, a pochi passi dall'omonima piazza. Dal 1938 al servizio degli artisti, professionisti, restauratori, studenti, appassionati di arte e scrittura. Da Belle Arti 1938 troverete un vasto assortimento di carte, colori, pennelli, matite, tele pronte e su misura. Pennarelli per grafici e fumettisti, bombolette per writers e street artist e molto altro ancora. Belle Arti 1938, via San Francesco 5, ad Arezzo. Riscopri il gusto di mangiare fuori. Pianina Più, il più che fa la differenza. Leggera, nutriente, gustosa, con tante ricette esclusive per un gusto inimitabile. Classica, speciale, sfiziosa, 9 cereali con molte altre varianti. Friabile, leggera, dorata e Pianina Più. Ad Arezzo al centro commerciale al Magnifico. Più, Pianina Più. Innanzitutto, di cosa si tratta? Che concorso è? Allora, ispirandosi al famosissimo fenomeno culturale del Glory Hall, abbiamo pensato di fare un Glory Hall Tattoo Experience, cioè cosa bisogna fare. Le persone mettono il loro nome in un'ampollina, chi viene estratto infilerà il braccio nel buco di questo pannello che poi vedete, infilerà il braccio là e io dall'altra parte eseguirò un tatuaggio secondo il mio gusto, senza che la persona può decidere nulla né vedere cosa sto facendo. Alla fine, quando ha finito, estrarrà il braccio e guarda il tatuaggio. Il vantaggio è che è gratuito, però quello che viene, viene. Fiducia cieca nei tuoi confronti? Assolutamente sì, e ovviamente abbiamo esposto apposta i miei lavori perché la gente possa capire se il mio stile gli piace o gli interessa. Molte persone, dopo la spiegazione, quando il mio stile non gli piaceva, hanno rinunciato, invece tantissimo, vedete l'ampolla, ci saranno almeno una quarantina, 50 nomi, quindi le persone invece sono molto interessate al mio lavoro. Ovviamente tutto viene fatto in condizioni igieniche, abbiamo realizzato questa struttura completamente chiusa, anche il pavimento è chiuso, tutto sigillato con lo scotch per evitare che entri polvere e qualunque tipo di problema. Non è la prima volta? Abbiamo fatto un'edizione, un esperimento già l'anno scorso a Cassino Fiorentino in un locale, al Velvet, è stato un successo incredibile, la gente è impazzita proprio. Una volta fatta la persona che è stata estratta, spingevano per voler infilare il braccio lì dentro, poi c'era una comitiva di studentesse americane, non vi dico che cosa hanno combinato con questo buco, guarda, hanno fatto delle cose incredibili. Io insomma ho una certa età, sono abbastanza navigato e mi vergognavo, quindi hanno fatto delle cose incredibili. Quanto è tatuato? A un ragazzo che è stato estratto gli ho fatto un pappagallo tutto colorato, mezzo un po' svinato così, che ha un teschio più svinato di lui tra le zampe e lo porta via. E il ragazzo era contentissimo, è stata una bella esperienza. La reazione infatti qual è stata una volta tirato fuori il braccio? Al momento di tirare il braccio tutto il pubblico che sta lì ha cominciato a fare tipo così, quando ha estratto l'ha visto, è rimasto sorpreso, non si aspettava così tanti colori ed era molto molto entusiasta. Perché una persona dovrebbe prestarsi a un esperimento del genere? Non lo so, non lo so. Principalmente è molto divertente
e alla fine se uno desiderava già avere un mio lavoro, perché magari conosce il mio lavoro, e questa è l'occasione per averlo gratis sicuramente. Non poter scegliere cosa, se ci si pensa bene, se l'artista ti piace non è un grosso sforzo, no? Perché come abbiamo detto qualche puntata fa, la cosa migliore è dare il corpo al toreatore e lasciarlo fare, quindi non è molto strana questa cosa nel nostro ambiente. Quell'avere un'opera d'arte di un artista sulla propria pelle. Esatto, sì, completamente spontanea, nel senso il ragazzo mette il braccio là e accetta qualunque espressione, qualunque realizzazione. Faresti? Sì, io l'ho fatto con i miei tatuaggi. In genere quando vado dal tatuatore gli dico: che mi faresti? Fammi quello che vuoi, capito? Gli faccio la domanda: che mi faresti? Non perché io voglia scegliere se farlo o no, ma per curiosità, voglio sapere cosa avrò addosso. Ovviamente guarderai anche chi ti siederà davanti questa sera. Sì, in realtà mi ispiro molto alla persona che ho davanti, ovviamente. Prima c'era un ragazzo, è venuto a mettere il suo nome qua, era tutto nero, tutto vestito di nero, con gli occhi neri, con il trucco nero, tatuaggi neri, tutto buio così. Se dovessi fargli un torto gli farei una rosa rossissima, ma se dovessi scegliere di fargli una rosa la farei per lui, insomma. Quindi è comunque, il tatuaggio è comunque un contatto fra l'artista e la persona, che non è mai soltanto una tela, ma è una persona. Quindi gran parte, quando io dicevo qualche puntata fa che il cliente mi racconta la sua storia, è questo che faccio anche adesso, insomma. Non me la puoi raccontare, però mi faccio un'idea di te. Facciamo due chiacchiere prima per capire un po' qual è la tua tendenza, il tuo carattere, così per ispirarmi a te, insomma. Poi il soggetto lo scelgo io, ma l'atmosfera del disegno sarà studiata per te, insomma. Quindi non c'è un disegno al momento? No, non so proprio che cosa farò, proprio zero. Perché il braccio? Perché è comodo, fondamentalmente, perché se il buco fosse stato più in basso sarebbe stato imbarazzante, e quindi semplicemente perché è comodo, cioè riesco a lavorare più velocemente, è una cosa che si può fare in un'ora e mezza circa. La zona del braccio, l'avambraccio, è una zona molto veloce da tatuare, la pelle è sempre molto tesa e quindi si riesce a lavorare in fretta. Perché è tanto tempo che non mi faccio tatuare da lui, mi farebbe piacere essere estratto e essere ancora scarabocchiato dal personaggio, quello lì, sì. Però è un tatuaggio che non conosci. Esatto, è divertente, no? Un po' di sorpresa va bene. Mi piace. Fido di lui, mi fido. Qualcuno ce l'ho addosso, quindi sì, mi piacciono, dai. Non ti spaventa non conoscere il soggetto? Potrebbe andare peggio, dai. No? Sì, potresti farlo tu a me. È vero, sarebbe molto peggio per te. Perché hai deciso di partecipare? Perché mi sembra una cosa interessante da fare. Non ti preoccupa, non ti spaventa sapere che potresti avere un tatuaggio di cui non conosci nulla? No, me ne ha già fatto qualcuno, quindi sono a posto. Proprio totale fiducia verso di lui. Ci vuole una totale fiducia nei confronti di un tatuatore. Se no nessuno mi mette un ago sulla pelle. Il dottore e il tatuatore, basta. Ma è un'idea carina, che appena ho visto la notizia su Facebook mi ha interessato e ho detto vabbè, perché non partecipare? Ecco, ti fidi a tal punto di mettere un braccio senza sapere cosa ti tatuerà? Sì, assolutamente. Emiliano è un grande tatuatore, secondo me. Che hai deciso di partecipare? Fa te. Però questo non sai cosa ti tatuerà, eh? Va benissimo, la conosco, quindi mi fido. Emiliano, beh, conosco anche Emiliano, questa è roba sua, quindi... Insomma, una fiducia totale, qualunque cosa... Esattamente, va benissimo. Cosa ti ha spinto a partecipare a questo tipo di concorso? Ma... essere una persona che agisce d'impulso, non so, boh. Sinceramente non l'ho neanche meditata così tanto la cosa. Infatti mi sono iniziato a farmi domande subito dopo essermi iscritto. Quindi... Però sei pronto a mettere un braccio a disposizione di Emiliano? Sì, sono pronto. Perché hai deciso di partecipare? Perché io Emiliano lo conosco da quando sono piccolina, quindi alla fine, visto che adesso ho quasi 20 anni, ho voluto approfittare e provare, insomma, avere un suo tatuaggio per la prima volta, ma non penso di aver vinto, sono abbastanza sfigata per queste cose, però crocio le dita e spero. Perché hai deciso di partecipare? Ma io in realtà sono il presentatore dell'evento qua del Mengo e mi hanno chiamato loro per pubblicizzare questo evento. Io non partecipo perché non ho... Brava, infatti dovessi spazio. Non posso fare il concorso perché non ho più spazio libero. Però vi sto aiutando perché secondo me è una roba originalissima che non se ne vedono in Italia. Mi fa piacere che proprio questi artisti di Arezzo abbiano inventato questo Glory Hall particolare. Io che poi presento molti Tattoo Convention in Italia,
quando li ho incontrati alle varie convention, mi raccontavano questo progetto, ero curiosissimo. Musica e tattoo si sono uniti, eccomi qua. Perché hai deciso di partecipare? No, sono io che ho deciso. Boh, perché mi piacciono sti stili e vorrei un tatuaggio, se poi mi estraggono faccio. Non vedrai però. No, non vedrò. Sarà una bella esperienza. Boh, per avere un ricordo della serata. Pronta a qualunque tipo di tatuaggio? Sì, perché no? Hai anche insomma fiducia in chi ti tatuerà? Metterci insomma un braccio a totale disposizione. Sembra un bravo ragazzo, un bravo tatuatore. Diego, niente. Allora si continua a creare un capannello di gente. Madonna. Francesca Montanarella. Eccola! Con il cognome più difficile del Far West. Applausi. Francesca, sappi che lui ti odia tantissimo. Tutti si stanno odiando. Lui ti odia tantissimo. Io mi chiamo Francesco Montanarella. Andiamo a intervistarla subito. Sei pronta? Certo. Non te l'aspettavi forse? No, sinceramente no. Era altamente improbabile, però ok. Adesso si mette un braccio. Certo. Allora, ora la preparo e poi vi spiego cosa farò per primo. Allora, adesso procedo prima a fare il disegno. Faccio un disegno con le penne, imposto il disegno a mano, poi monterò l'attrezzatura e una volta montata l'attrezzatura comincio a tatuare. E vediamo che succede. Freddissimo qua dentro, freddissimo. Il disegno è fatto. Come l'hai scelto? In base a lei, mi sembra una tipa decisa e pungente. Quindi vediamo un po' se poi alla fine avrà indovinato. Ovviamente sarà colorato. Ovviamente? Sarà colorato. Certo, sarà molto colorato. Sì. Io penso che lo finiremo il tatuaggio in 45 minuti, un'oretta circa. Qua fuori? Tutto bene? Come procedo? Bene, c'ho caldo, ho tanto caldo. We'll be right back.
perché mi sembra lei decisa, importante. Mi conosci? Sì, dai, sì. Belle Arti 1938, nel cuore di Arezzo, in via San Francesco, a pochi passi dall'omonima piazza. Dal 1938 al servizio degli artisti, professionisti, restauratori, studenti, appassionati di arte e scrittura. Da Belle Arti 1938 troverete un vasto assortimento di carte, colori, pennelli, matite, tele pronte e su misura. Pennarelli per grafici e fumettisti, bombolette per writers e street artist e molto altro ancora. Belle Arti 1938, via San Francesco 5, ad Arezzo. Riscopri il gusto di mangiare fuori. Pianina Più, il più che fa la differenza. Leggera, nutriente, gustosa, con tante ricette esclusive per un gusto inimitabile. Classica, speciale, sfiziosa, 9 cereali con molte altre varianti. Friabile, leggera, dorata e Pianina Più. Ad Arezzo al centro commerciale al Magnifico. Più, Pianina Più.